Dal 3 giugno Villa Campolieto ad Ercolano e Villa delle Ginestre a Torre del Greco hanno riaperto le loro porte per accogliere i visitatori. I siti vengono restituiti alla fruizione osservando tutte le norme e i protocolli per la sicurezza che consentono la giusta cura per accogliere e guidare chi vorrà visitare le due ville. Attraverso una prenotazione obbligatoria che consente di organizzare le visite, le ville sono visitabili dal martedì alla domenica, con la possibilità di prenotare la propria visita in due fasce orarie. Fino al 30 giugno le visite saranno gratuite per celebrare il ritorno in villa. Ai nostri microfoni Filomena De Simone, responsabile ufficio eventi di Villa delle Ginestre. Mercoledì abbiamo riaperto la Casa della Poesia, Villa delle Ginestre, ripartendo dalla bellezza. Questa casa finalmente riapre le proprie porte per accogliere i visitatori e per essere di nuovo un punto di riferimento sia per Torre del Greco, ma diciamo per l'Italia intera. Infatti, da mercoledì abbiamo attivato un sistema di prenotazione per consentire in sicurezza ai nostri visitatori di poter comunque visitare il sito, organizzandoci, prevedendo dei percorsi guidati in villa. E attraverso le nostre pagine social, attraverso le nostre mail, quella legata a Villa delle Ginestre, quella legata alla fondazione, è possibile quindi prenotarsi e godere di questo luogo magico e magnetico. Questa villa, proprio in questo mese, riapre sia le porte ai visitatori e sia le attività culturali. Partiremo il 27, 28 e 29 giugno con le celebrazioni leopardiane, che ormai sono arrivate alla 14ª edizione, quest'anno con una novità enorme. Celebreremo la prima edizione del concorso di poesia dedicata ai giovani poeti, inaugurando quello che è il percorso di casa della poesia. Ci sarà un piccolissimo atelier dedicato ai giovani in quelle 3 giornate. Poi, man mano, adesso riaprendo, riacquistando la luce e facendo respirare la casa, poi saremo in grado di dare tutte le indicazioni per poterci seguire e per poter essere vicini alla villa. L'augurio è quello di ripartire insieme dalla bellezza di Villa delle Ginestre, ma dalla bellezza del nostro patrimonio culturale. Insieme a Villa delle Ginestre, la Fondazione per il Vesuviano riapre la Villa Campolieto ad Ercolano, che è la perla del Miglio d'Oro, questa splendida villa settecentesca, vanvitelliana, e anche lì saremo organizzati per poter coccolare i nostri ospiti con delle fasce orarie, con delle visite guidate e facendo attenzione alla cura e al rapporto con le comunità locali per far sì che le ville diventino un punto di riferimento o riacquistino centralità in un tempo che ha bisogno di essere un po' rianimato, rivissuto e ripreso in mano da protagonisti. Vi ringrazio e mi auguro che Villa delle Ginestre, Villa Campolieto siano per voi case dove poter ritrovare la bellezza di trascorrere, di essere avvolti nella propria storia, nelle proprie radici. E non mancano già i primi visitatori. È stata una bellissima esperienza e le ville vesuviane ci hanno dato l'opportunità di arricchirci, soprattutto di visitare una delle grandi ricchezze culturali che abbiamo qui a Torre. Una villa magnifica, immersa comunque in una natura stupenda tra il Vesuvio e il mare, e connubio fantastico e che ci ha arricchito tantissimo.